Ma nonostante questo, c'è la tentazione di ripiegarsi su se stessi a livello nazionale ogni volta che si è di fronte ad una prova, ma è vano cercare di salvarsi da soli, ripararsi quando ci sono eventi maggiori che riguardano tutto il mondo. La storia ce lo insegna, ce lo conferma. Certo, ci sono interrogazioni sincere che noi ci poniamo, ma l'Europa non può essere condannata all'impotenza, ad aver paura. Anzi, l'Europa deve agire in modo offensivo, deve assicurare la protezione dovuta ai propri cittadini, deve assumere il suo ruolo conformemente ai suoi interessi, ai suoi valori, valori che hanno giustificato l'unità del nostro continente. Quindi non c'è altra soluzione che un'Europa forte per garantire la nostra sovranità. In questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, la Francia e la Germania hanno voluto reagire insieme alle prove che noi abbiamo attraversato negli ultimi tempi. Noi abbiamo risposto riaffermando principi semplici e chiari: la solidarietà, la responsabilità e la fermezza.